Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa nostra presentazione dei nuovi costumi dei nostri tamburini, che a modesto parere sono belli e aderenti all'epoca così di Cristo, ma di questo ne parlerà la signora Paci, che è la nostra relatore, il nostro relatore della giornata. Vi passo un attimo la parola al nostro vice sindaco per un saluto. Grazie Presidente. Sì, un saluto a tutti e un saluto in particolare alla professoressa Sara Paci Piccolo che appunto oggi illustrerà, no, un po' quello che peraltro ha già percorso, che ha già iniziato, un percorso di collaborazione che ha già iniziato, perché i costumi che sono oggi, vediamo oggi, sono quelli che in sostanza ha già disegnato lei, correggimi se sbaglio. Quindi diciamo che la differenza rispetto al passato è che a questo punto veramente c'è un'aderenza e una ricerca appunto storica che ha come base appunto queste nuove tenute, diciamo. Quindi la collaborazione con la compagnia di San Paolino da parte della professoressa è fondamentale. Scusi, associazione. Associazione San Paolino. È una precisione. Vabbè, ma è... No, grazie. Di formazione professionale. Sì, vabbè, ma insomma, sempre San Paolino. Quindi la collaborazione, diciamo, è una che è stata voluta, risulta appunto dall'associazione di San Paolino, è un elemento in più rispetto anche per il futuro, rispetto al tema delle evocazioni e in particolare per quello che riguarda la nostra città, contenuto ancora più da un punto di vista culturale, da un punto di vista storico sicuramente più importante. Per cui buona giornata, io quindi la protagonista è la professoressa, per cui non so se ci sono altri interventi, se no si dà la parola a lei, si dà la parola. Ok, va bene. Sì, complimenti. Allora, chi si deve sedere si siede. Bravo, a me piace. Anche io starò in piedi. Mi sentite anche senza microfono o è meglio con? Meglio con? Ok, va bene, cercherò di utilizzarlo. Io mi starò in mezzo alle scatole. Allora, oggi mi hanno chiesto in effetti di essere qui per presentare uno step in progress, quindi un momento di passaggio anche di quelli che sarà la visione del costume per la contrada per i contrari, San Paolino, e loro mi hanno richiesto di fare una ricerca storica, un'introduzione storica su quello che poteva essere, se esisteva, com'era e come sarebbe stato il costume nel periodo che loro hanno scelto, in questo caso 1850-1410. Vedremo, vi parlerò non soltanto del costume in senso stretto, vi parlerò un po' di tutto quello che è il problema dell'abbigliamento storico nelle rievocazioni oggi, che è un problema importante, un problema interessante, un problema anche complesso e che implica moltissime cose che molto spesso diamo per scontate o forse non conosciamo proprio. Quindi comincio facendo
facendovi vedere un inizio, se va, la giusta, non è giusta, non va giusto, ecco, no, penso che l'ho sbagliato, se la rovescio. Allora, vi leggo un brano che è stato scritto nel periodo in cui è stata fatta questa casermetta, per cui la cosa mi intriga. Siccome io non arriverei a affermare questo essere il canto nelle greche e romano favole usate, così ho creduto essere quello che solo possa donarcisi dalla nostra musica per accomodarsi alla nostra favela. Un brano difficilissimo, però ora ve lo spiego. Scritto da Alessandro Guidotti nel 1600 in un dibattito antico già all'epoca sugli antichi e sui moderni. Lui parlava di musica. Però qual è il punto? Il punto è che già allora vi era la consapevolezza, siccome stavano cominciando a nascere le prime opere che noi oggi chiamiamo l'opera lirica, all'epoca cominciavano ad esserci i primi esempi di canto e di messa in scena con interpretazioni di teatrali ispirate al passato, c'era l'esigenza di capire se si metteva in scena, faccio per dire, qualcosa ispirato all'antica Roma, quale sarebbe stata la musica dell'antica Roma. Ed era già un problema, perché non lo sapevano. Tra l'altro anche noi abbiamo delle difficoltà a saperlo anche oggi. Però il punto era questo. Alessandro Guidotti dice: io non posso dirvi che quello che io ho scritto essere ispirato all'antica Roma e all'antica Grecia sia veramente il canto dell'antica Grecia e dell'antica Roma, perché non lo so. Quello che vi dico è che ho cercato di far sì che ci assomigliasse il più possibile, ma che allo stesso tempo si accomodasse al nostro linguaggio. Se no, come lo capite, noi nel 1600 cosa si faceva nell'antica Roma? Com'era veramente il mondo del passato, quindi? Noi siamo qui riuniti in un bellissimo ambiente, stupendo tra l'altro, questa casermetta è bellissima, e stiamo cercando di interpretare quello che poteva essere un periodo vecchio di 700 anni. Come facciamo? Dove possiamo arrivare? È molto complicato. Siamo in grado di riviverlo o di ricostruirlo? Oppure abbiamo in mente già qualcosa che noi crediamo sia il passato e forse non lo è? Quello che vedete accanto invece, il signore, vediamo se punta, non hai detto puntava anche? Sì. Da che parte? Eccola. Questo signore che vedete qua invece è Joseph Talma. Joseph Talma è stato un altro piccolo passo avanti nella consapevolezza di quello che poteva essere l'aspetto degli arti del passato. Joseph Talma è un attore che nel 1790 interpreta il personaggio di Cinna in un'opera che si intitolava Brutus. Siamo in Francia, subito dopo la Rivoluzione Francese. Il concetto di Rivoluzione Francese rievoca anche i fasti della Roma repubblicana, e quindi ci sono tutta una serie di opere ispirate ai regicidi, tra cui appunto il Bruto. Ma lui, unico della compagnia, decide di vestirsi all'antica. Ed è l'unico. Voi dovete sapere che in quel periodo ancora gli attori non vestivano secondo regole ispirate agli abiti storici del passato. Vestivano con di solito abiti barocchi, abiti rococò, abiti che andavano bene per il teatro, che illuminavano la scena, con molti lustrini, con molti oggetti fatti sì che sulla scena ci si potesse vedere. Lui invece fa una rivoluzione. Si mette un lenzuolo e inventa l'abito storico. Siamo nel 1790, è il primo che lo fa. L'anno dopo tutta la compagnia si vestirà all'antica e ci sarà anche una moda, tra l'altro civile, una moda laica, tra le persone, soprattutto le dame, che si vestiranno all'antica. Ma sono tutti, nel 1600 ancora si interrogavano su quale potesse essere la musica, nel 1790 ancora si interrogano su quale può essere il costume, e noi a che punto siamo? Vediamo se... Come ci immaginiamo noi il Medioevo oggi? Come era veramente? Io ho messo tre immagini di quello che noi vediamo e che pensiamo sia Medioevo. La prima è un'illustrazione fantasy che è ispirata a un videogame. Videogame ispirati al passato e al Medioevo ce n'è quanti ne volete. Da Assassin's Creed a Scream, ce ne sono quanti ne volete.
che anche questa è una cosa interessante. Il secondo è un abito da dama del Palio di Foligno, dal punto di vista storico completamente sbagliato, cioè non ce n'è una che vada giusta, non c'erano tutte quelle perle, non c'erano quelle cinture, non c'aveva capelli sciolti, non c'aveva il ciambellone, quindi che medioevo è? Ma io ho messo Foligno, ma avrei potuto mettere tutta Italia, cioè in qualsiasi posto sono tutti così, quindi non c'è problema. L'ultimo è quello che ci porta al cinema. Questo è il manifesto del film La Crociata, Kingdom of Heaven, e qui c'è un medioevo un po' in alcune cose molto aderente, in altre completamente inventato a sua volta. Però molto spesso noi facciamo riferimento per inventare il costume dei nostri rievocatori proprio al mondo del cinema, senza renderci conto che anche quello in realtà è filtrato dall'occhio del regista e da quello che vuole come messaggio esprimere il regista. Certamente non fa un documentario sul Medioevo, fa un film. Un film è un romanzo e quindi ha tutte le libertà che ci possono essere in un romanzo. E allora come si fa? La cosa molto interessante, e questo lo dico anche perché meno male c'è anche il vice sindaco, perché qui sono Luca, famosa per molti aspetti, tra cui Luca Comics. La cosa interessante è che la nostra società, cioè la società in cui viviamo, la società del 2019, è una società che ha molte paure. Una società dove il futuro a volte è anche angosciante. E non è strano se sono nate e sorti tutto un insieme di mondi alternativi e di storie alternative. Vi ho messo, giusto per divertirmi, il Sims Medieval, è un altro Sims, li conoscete i Sims? Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, comunque è un videogame, in buona sostanza, voi lo conoscete, però sì, per te. Vi ho messo il Carnevale di Venezia, qui accanto abbiamo il Carnevale di Viareggio, sono comunque mondi alternativi in ogni caso. Vi ho messo gli sbandieratori, perché tanto sbandieratori ce l'abbiamo in tutta Italia, e anche quelli sono mondi alternativi, che hanno una loro valenza, tutte queste cose hanno una loro valenza. E vi ho messo un personaggio appunto da un Luca Comics, il Luca Comics recente, è una manifestazione che a me personalmente piace moltissimo, per tanti motivi, la seguo da tantissimi anni. Tutto questo, in realtà, queste varie manifestazioni, di cui anche noi facciamo parte oggi, hanno una valenza sociale molto importante. Cioè servono a renderci uniti, ci fanno sentire parte di qualcosa che in fin dei conti si può controllare, che è il nostro passato. Cioè noi crediamo di poter controllare il nostro passato, di averlo chiaro davanti a noi, quando invece non abbiamo chiaro neanche chi si metteva in cosa. Ci espone questi giochi, ci danno un senso di appartenenza, un senso di serenità, un senso in generale di dedizione, ci fanno sentire che facciamo delle cose per un bene comune. E guardate, sono tutte cose che il mondo di oggi ci toglie. La vita normale, la vita quotidiana, molto spesso manca di questi aspetti, manca dell'aspetto societario, manca dell'aspetto comunitario, manca dell'aspetto di avere una speranza, di un fine, un obiettivo. Quindi queste non sono casualità. Non è un caso che Luca Comics sia cresciuta così tanto in questi ultimi anni. Non è un caso. Fa parte di quello che la nostra società richiede. È un bisogno. Perché l'essere umano è un essere sociale. Noi abbiamo bisogno degli altri. Che lo vogliamo oppure no. È così. E queste quindi sono tutte espressioni di questa necessità. Detto questo, andiamo avanti. Uno dei problemi quando si fa storia del costume è: dove si prendono le informazioni? Beh, sappiate che tutte le rievocazioni medievali che ci sono in tutta Europa nascono in buona sostanza intorno alla metà dell'Ottocento. Non prima, perché prima non ce n'era bisogno, c'erano le associazioni, c'erano le confraternite, c'erano gli oratori, c'erano tantissime cose. Nascono con la rivoluzione industriale, nascono proprio in quel momento in cui stavo dicendo prima, in cui si perde lentamente quello che è il legame familiare, quello che è il legame del gruppo, del paese, e si va verso la città dove siamo da soli e dove si deve vivere appunto scollegati, e allora prendono forza infatti gli oratori in quel periodo, ma nascono anche le associazioni che fanno il carnevale, per esempio, nascono in questo periodo, e nascono anche ovviamente con intenti anche politici, sono anche associazioni di propaganda, spesso
soprattutto intorno al periodo del Risorgimento. C'è addirittura tutto un filone storico-artistico che nasce, che è quello del neomedievalismo, il neorinascimento. Firenze è piena di Santa Croce, la faccia di Santa Croce, il Duomo stesso di Firenze sono fatti nel 1870, non sono originali del 400. La facciata no, tutto il resto sì, ma la facciata no. E la facciata però, se uno non lo sa, non si rende conto veramente che non è così antica come il resto della cattedrale. Perché questo? Perché in questo periodo tutto ciò che aveva una certa veste medievaleggiante diventa un insieme di... fa parte dell'orgoglio patrio. Noi ci identifichiamo con quelli che sono i protagonisti del Medioevo e del Rinascimento, perché sono il periodo in cui l'Italia era forte, l'Italia era importante, l'Italia gestiva poteri anche internazionali. Non è un caso se alle soglie del Risorgimento si comincia a parlare della storia di Dante, oppure si parla della storia, che posso dire, dell'assedio di Firenze, o si scrivono le storie delle donne famose, Lucrezia Borgia piuttosto che un'altra, poi magari la leggono anche male, questo è un altro motivo, un'altra cosa. E poi ci sono ovviamente i personaggi famosi che colpiscono il nostro immaginario, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, noi abbiamo ancora oggi celebrato quest'anno, insomma, è l'anno di Leonardo, e lo facciamo con grande importanza, perché è qualcosa di cui noi possiamo essere fieri. Chi ce lo leva Leonardo? Leonardo italiano. Non siamo così fieri di ciò che è successo nel 6 e nel 700, però. Non ci sono tanti gruppi di rievocazione che rievocano il 700, per esempio, a parte il Carnevale di Venezia per altri motivi. Ma perché questo? Lo siete mai chiesti? Perché ci sono tantissime compagnie che rievocano il Medioevo e ci sono pochissime che fanno il 600. Il 600 non fa quasi nessuno. Nel 600 noi eravamo sotto la dominazione altrui. Che gusto c'è a rievocare quel periodo lì? Scusate, perché devo rievocare un momento in cui, come italiano, ero sotto le scarpe di qualcun altro? No? Medioevo invece, io, forte, io, bravo, io, intelligente, io invento il mondo, banchieri, tutto quello che volete. Quindi questo ci piace. Però crea comunque dei problemi, perché se io vado a guardare quello che Francesco Hayez nel Bacio voleva dire con questa mise medievaleggiante, siamo nel 1859, quanti di voi sanno che questo è un dipinto in realtà che rappresenta un'alleanza politica tra Italia e Francia? E quindi è un dipinto politico. E la signora veste d'azzurro perché rappresenta la Francia. E lui veste con la tesa del cappello verde e le calze rosse che sono i colori della bandiera italiana, ma anche il bianco, non c'è la camicia, si sa che c'è. Quanti di voi lo sapete? Nel 1941 un filmone mega galattico, che è il primo grande fantasy della storia, La Corona di Ferro, bellissimo, vi suggerisco di vederlo perché è bellissimo, strano, per carità, siamo nel 41, però bellissimo, con un costumista bravissimo, fa degli abiti che sembrano vero Medioevo, e ovviamente non lo sono, siamo nel 1941, che cavolo ne sapevano che cosa c'era nel Medioevo. Noi stiamo cominciando a parlare di storia del costume in senso metodologico e scientifico dal 1960. Io mi sono laureata a Firenze in storia della miniatura degli arti minori, quindi neanche in storia del costume, perché non esisteva una cattedra che faceva costume e moda. E mi sono laureata nel 93. Non c'era una cattedra che parlava di costume e moda all'epoca, di questo così. Quindi, di che stiamo parlando? Però questo è stato estremamente influente. Se voi andate anche in luoghi dove io lavoro comunemente, subiscono moltissimo l'influenza di questo film, anche senza saperlo, perché ormai è passato nell'immaginario comune e noi ce l'abbiamo in mente come il Medioevo. L'ultimo è il teatro. Il teatro a sua volta ha delle esigenze ben precise. Costume teatrale, costume scenico, certamente non è detto che debba essere per forza un costume che ripropone il passato. Non lo è quasi mai. Un attore ha bisogno di muoversi, ha bisogno delle zippe, per esempio. E le zippe nel Medioevo non ci sono. Ha bisogno di, che ne so, tessuti elasticizzati, piuttosto se è un ballerino.
sull'elasticità che sono un'invenzione degli ultimi 40 anni. Quindi di che si parla? Andiamo avanti. Gli ideali romantici ve l'ho preannunciato, risorgimentali, patriottici, prima, poi quelli totalitari, il fascismo, dopo, trovarono che celebrare le gesta del passato, reali o idealizzate che fossero, poteva essere un utile strumento per rafforzare la consapevolezza unitaria dell'Italia del tempo, che non era un grande forte, perché l'Italia ancora adesso ha bisogno di trovare una sua identità patriottica. Quanti di voi, forse ci sono tra di voi perché è un pubblico che già è interessato a questi argomenti, ma quanti di voi hanno, ne so, la tazza con la bandiera dell'Italia sopra? Eppure sappiate, io sono anche svizzera, in Svizzera si va e si compra nei supermercati la tazza con la bandiera svizzera. E non è considerato un gesto di estremo patriottismo, è normale. Da noi la tazza con la bandiera svizzera, la bandiera italiana, è un cielo. E questo è un esempio banale. Ma è un discorso che ha a che fare con l'identità e il sentimento per la patria, che è un discorso molto difficile da noi, storicamente difficile. Quindi ecco perché all'epoca hanno cominciato a fare giochi del genere. Ed era un'esigenza condivisa, cioè le persone ne sentivano il bisogno, esattamente come noi che siamo presenti qui oggi ne sentiamo il bisogno, per gli stessi motivi. Per dare consistenza agli episodi rievocati, il costume naturalmente era importante, perché insomma, che so di che si parla, se fai una rievocazione del 1400 e ti vesti come il 2000, non va bene. Però non sapevano esattamente cosa facevano, guardate. Vi ho messo, questi sono il palio di Legnano, per il quale io sono consigliere, sono il referente storico da più di 10 anni, però questo è il 1935, palio di Legnano, gruppo di comparsi in abbigliamento militare del 1100. Oh, guardate se questi sono vestiti come il 1100. Ci hanno pure le tette, gli hanno messo pure le tette. Ah, no, sono maschi, questi. Cioè, gli hanno messo il pettorale davanti. È chiaro che era un'idea, no? Era quello che il meglio si poteva fare all'epoca. Dopo la guerra, perché non pensate che queste manifestazioni siano legate al fascismo, non è così, vi ho già detto che sono legate al risorgimento, non al fascismo. Tant'è che nel 1960, Città della Pieve, Terziario Castello, abbigliamento militare del Medioevo, e questo è l'Urex. Il l'Urex, sapete bene che cos'è. Ma all'epoca era normale, perché si dava l'idea di ciò che era il passato. Non c'era un interesse per rievocare esattamente l'altro. Quindi era molto complesso l'aspetto da pensare, cioè, su cui stiamo ragionando. Lo svilupparsi delle competenze della ricerca, il moltiplicarsi degli appassionati, la diffusione delle informazioni via web, hanno fatto sì che oggi sia molto più facile avere accesso al passato, o almeno a quello che noi pensiamo sia l'immaginario del passato, perché spesso io vado, come qui, a fare consulenza per gruppi di rievocazione e mi fanno, ma io voglio fare la video come qui, mi fanno vedere Pinterest. Dico, benissimo, di dove viene questa cosa? Ah, non lo so, tanto è online, quindi va bene. No, non è detto che vada bene, bisogna vedere cosa stai cercando e dove vuoi andare e che cosa vuoi fare e chi sei che vuoi stare rappresentando. Ogni oggetto, ogni costume ha una sua storia, una sua ragione d'essere. Non è facile muoversi all'interno di tutto questo materiale, perché abbiamo dei libri come questo, che è eccezionale, direi uno dei migliori libri in assoluto che è stato pubblicato di recente, è scritto in inglese e viene dalla Groenlandia. Se non sai che c'è, non lo troverai mai. È vero, c'è Pinterest, Facebook, Instagram, benissimo, ma come li sapete usare? Li sapete usare davvero? Li sapete usare per cercare veramente le informazioni storiche? O li sapete usare perché guardate l'immagine e vi piace? Quante volte mi vede arrivare le ragazze, ah, ma io voglio la scolatura qua, perché sì, devo, poi dopo il bello aderente, perché deve essere bello stretto, e poi voglio che, insomma, in fondo si veda un po' la caviglia, perché quando cammino se no mi dà fastidio, poi non ci sia una piega, perché le pieghe sono brutte, sono antiestetiche, e poi voglio anche un pochino di perle, perché si sa che le perle sono belle e quindi mi danno grazia, e poi voglio anche un pochino di trucco, perché insomma un po' di trucco ci vuole, e quindi il rossetto. Ma di che stiamo parlando? Mi stai raccontando un abito da sera, benissimo, vai a fare un abito da sera per un ballo storico, in maschera, benissimo. Ma se devi fare rievocazione è un'altra cosa. Il messaggio che devi dare è un altro. E c'è modo di farlo, cioè non è che non si può fare. Oggi abbiamo un altro problema, ci sono poi cambiamenti culturali, normativi, le leggi. Il
pensate a tutto quello che ho messo, un'immagine qualsiasi, questo mi sembra sia il Palio di Narni, che si corre con i cavalli. Sapete quanto è difficile correre con i cavalli oggi, 2019? Ma secondo voi nel 1350 si faceva problemi se un cavallo si azzoppava, un cavaliere cadeva o se succedeva qualche cosa per cui la corsa si annullava di qualche tipo? Oggi è diventato difficilissimo fare una corsa di cavalli. E quindi ci sono delle normative. Ma è giusto che sia così, voglio dire, siamo nel 2019, non siamo nel 1350. Quindi è chiaro che ci possono essere delle complicanze. Quanto è difficile tirare con la balestra con le normative che ci sono oggi? Abbastanza. Giusto che sia così. Nel 1350 si faceva un problema? No. E poi c'è un altro momento, un'altra cosa importante. Ci sono esigenze sociali che spesso rischiano di generare modernissime ingiustizie. Guardate quanti tamburini donna ci sono qui adesso. È giusto che ci siano, perché siamo nel 2019. C'erano nel 1350, non c'erano neanche tutti questi tamburini nel 1350. Ma che facciamo? Leviamo le donne dalle rievocazioni storiche? Siete sicuri? Oppure le mandiamo a filare in cucina e basta? È così che dobbiamo fare? No, perché siamo nel 2019. Dobbiamo stare attenti e trovare un bilanciamento delle cose. Cioè bisogna trovare un ragionevole compromesso tra quelle che sono la vita di adesso, le esigenze sociali attuali, le esigenze di giustizia sociale attuali e quelle che possono essere le rievocazioni e l'attenzione per il passato. Ma bisogna fare molta attenzione a questo aspetto, perché non si può creare delle ingiustizie sulla base di una legge che tra l'altro neanche conosciamo, o di un genere di vita a cui noi pensiamo di essere ispirati di 700 anni fa. Non esiste proprio. Ma quale costume storico allora? Questo è la ricostruzione di un mantello trecentesco che ho fatto io nel 2017. Sì, non mi ricordo neanche più. E l'ho fatto tutta a mano. Per un museo, però. Questo è stato fatto per un museo. Ma noi? Una delle grandi difficoltà è conciliare le conoscenze della storia con, primo, quello che il pubblico si aspetta. Perché il pubblico non si aspetterà mai che voi vi vestiate davvero come nel 1003. Anzi, loro pensano che quello sia l'aspetto del 1003. Ma se già cominciano a vedere che avete più pieghe o più grinze di quello che loro pensano che debba essere una volta che escono da H&M, non va bene. Le competenze storiche del gruppo. Anche i gruppi stessi spesso hanno degli errori di valutazione di quello che è la competenza storica. Spesso le persone all'interno della sartoria, cioè dei gruppi, non conoscono veramente la sartoria storica. E questo è un altro problema. E neanche quelli del gruppo stesso sanno veramente la storia del periodo che stanno rievocando. E questo è un altro problema. Le conoscenze di sartoria storica. La sartoria del passato non è quella attuale. Non ci sono le pens nel 1300. Le pens non ci sono fino al 1700. Quindi non ci sono le zip, non ci sono tutta una serie di accessori che oggi utilizziamo normalmente e che all'epoca non ci sono. E che si fa? Il reperimento dei tessuti. Grosso problema di cui stavamo parlando prima, i tessuti di oggi non sono quelli di una volta. Trovare tessuti adatti, già sono difficile trovare questi, trovare tessuti adatti per rievocare il passato è una cosa complicata, complessa. Bisogna anche avere competenza su quelli che sono i tessuti veri e propri. Oggi purtroppo per noi i tessuti, diciamo, con una mano simile a quella medievale stanno diventando sempre più rari, sempre più difficili da trovare. Molto spesso i tessuti sono elasticizzati, che, guardate, non è che sia un male perché sono elasticizzati, è che non renderanno mai la piega che avevano gli abiti nel periodo che state rievocando. Non è possibile, perché invece il tessuto ha una sua vita, si muove in un certo modo a seconda di come lo lavori. E questo in realtà è il segreto della manualità storica e degli abiti storici. Il saper colloquiare con il tessuto che hai davanti. Ma se il tessuto parla ostrogoto e te vuoi fargli parlare latino, sarà difficile. Quindi questo è un grosso problema. E poi il budget. Il budget è sempre un problema per tutti il budget oggi, comunque sia, ed è la verità. È vero, a me piacerebbe poter vestire tutti i tamburini con abiti fatti alla perfezione, con magari
magari tessuti apposta, su telai manuali che si imitano quelli del 300, come ho fatto con quello lì, perché quello è esattamente quello che era. Ragazzi, e si va su 300-400 euro il metro a tessuto, non so quante sono le compagnie che se lo possono permettere. Poi vestire 20 soldati, 20 tamburini, 10 balestrieri, e come fai? Quindi è chiaro che alla fine dovremo comunque riuscire a cercare di far combaciare un po' tutto. Vi sono anche diverse tipologie di costume storico, oltretutto, che molto spesso nessuno realizza, ma c'è. Costumi con finalità ludiche, carnevale e cosplay. Puoi mettere quello che vuoi, perché un cosplay, per esempio, può utilizzare invece normalmente i tessuti tecno, gli fanno comodo. Se uno deve fare un robot, se il tessuto è tecno, meglio. Ma se uno deve fare medioevo, no. Carnevale proprio quello che ti pare. Ti vuoi vestire di carta? Vestiti di carta. Ti vuoi vestire di, che ne so, quello che volete, va tutto bene. Sappiamo che il carnevale va bene. Costumi con un intento prevalentemente scenico, teatro, cinema, televisione, qui si comincerà a entrare invece nei problemi, perché se io sto facendo un documentario, vabbè, è chiaro che devo stare attento, ma anche se sto facendo un film storico, un costume, ci sono delle cose che devo tenere presente. Ad esempio nel cinema devo stare attento, perché non posso mettere una zip su un auto del 700, perché poi me lo sparano a 10 metri per 4 di grandezza su uno schermo e qualsiasi cosa sia si vede, quindi non lo posso fare. Quindi ci sono delle cose, è una fase leggermente diversa. Ci sono costumi con un intento prevalentemente storico, quindi dal reenactment alle rievocazioni, quello che cerchiamo di fare noi. E anche questo è un livello complesso, perché io adesso sto guardando, ci sono delle cose da sistemare, delle cose da verificare. Bisogna anche vedere che questi sono abiti che dovranno essere indossati a lungo, quindi hanno anche un concetto di performance diverso, la funzionalità è differente e quindi ha ovviamente una sua logica che devo seguire, che è anche quella di quanto tempo lo si indossa, ad esempio. Studio scientifico e ricostruzioni per i musei. Bene, mi danno un tessuto che costa 300 euro al metro, 400, 500, quant'essa sia, tu lo devi fare in quel modo, ma è uno didattico, devi farlo esattamente così come era nel passato, con le tecniche del passato, ma è uno. E lo metteranno su un manichino, se va bene, se no lo fanno indossare un attore per poche volte. È un'altra cosa, ovviamente. Allora, vanno tutti bene, va bene? Non è che uno è brutto, uno è bello, uno è sbagliato, uno è giusto. Vanno tutti bene. Basta sapere che si fa. Basta. Certo, se io voglio fare un abito da museo e gli vendo un abito da carnevale, ho torpato. Non si fa. E così viceversa, però. Chiaro? Quindi, vanno tutti bene. Basta che ciascuno sia consapevole di quello che sta facendo. Tamburini sì, tamburini no. Come lo intendiamo questo ruolo che in effetti è stato creato fra il XIX e il XX secolo? Beh, se noi andiamo a vedere l'antichità, sappiamo che esistevano, perché qui è stato un dettaglio della colonna traiana e ci sono soldati con degli strumenti musicali, quindi sicuramente esistevano, qualcosa esisteva con cui si facevano segnalazioni e quindi ovviamente c'era. Oggi, come lo vedete qua, secondo voi sono costumi medievali questi? Io scommetto, se vi chiedo, che qualcuno dice anche di sì. Io dici no. No, perché tu sei vispo. non lo sono. Sono costumi ispirati al medioevo, che hanno delle finalità, come abbiamo detto prima, anche diverse. Uno che mi fa lo sbandieratore oggi, con le bandiere che ci sono adesso, che sono ultra leggere, non potrà mai vestirsi come un vero personaggio nel medioevo, nel Rinascimento, perché non si muoverebbe a sufficienza per gestire quelle bandiere ultratecnologiche che abbiamo ora. Le bandiere di oggi pesano 4 volte e anche di più meno rispetto a quelle solo di 20 anni fa. È chiaro che bisogna muoverti in un altro modo, è chiaro che userai dei tessuti elasticizzati, devi farlo, se no non fai la performance che devi fare. Ma non mi venite a dire che quello è un costume medievale, è un costume ispirato al medioevo, con tutto quello che vuol dire. Va bene, basta saperlo, va bene. E poi, ora noi abbiamo 6 tutti vestiti uguali, e
questa è un'esigenza di oggi, ma esistevano nel passato? No, perché il concetto di uniforma non c'era. Il concetto di uniforma non esisteva in quanto l'abito che le persone ricevevano per compenso a volte aveva degli elementi in cui tutti si potevano riconoscere, tipo le calze brave divisate, oppure la divisa di due colori, e questo è il motivo per cui ci siamo ispirati in questa cosa qua, oppure potevano avere delle caratteristiche, per esempio io ho messo questa perché per questo motivo, questa banda che c'è qui sulla manica, che in teoria dovranno avere anche loro, un po' gli comparirà magicamente sulla manica, anche a loro, con il tempo gli comparirà magicamente la stessa tipo di decorazione come c'hanno loro, vedi lui ce l'ha già, vedi? E questo è un po' il concetto, quello era l'uniforme, cioè l'uniforme era quello in realtà, avere un oggetto, una parte dell'abbigliamento, che potevano essere le calze, potevano essere i colori, poteva essere una decorazione d'abbraccio, che mi rendeva simile ad altri che sapevo essere pagati dalla stessa persona. Questo era l'uniforme del passato. Ma cosa si aspetta invece oggi il pubblico che viene a vedere una manifestazione ispirata alla storia? Si aspetta questo. Si aspetta che se ho 20 tamburini e 40 granatieri, siamo tutti vestiti uguali, perché noi ci aspettiamo il concetto di esercito. Per noi ormai è l'idea di uniforme, appunto. Ci aspettiamo la banda. Bene, oggi è così, abbiamo tutta una serie di esigenze per cui è così, vi ho detto prima, siamo nel 2019, queste esigenze vanno rispettate, benissimo. Sappiamo però che non era del tutto così. Oh, e qui siamo in una cosa che mi piace un sacco, il problema del sercambi. Allora, quando mi hanno chiesto di fare questa ricerca storica, io sono andata a vedere che in effetti il manoscritto del Secambi è uno di quelli che potrebbe essere utilizzato per fare riferimenti storici. Ma io sono laureata in storia della miniatura, l'ho detto prima, e in realtà sulle miniature non è così semplice come sembra. Innanzitutto vi faccio una riflessione molto semplice. Il libro è stato scritto da una persona, Giovanni Secambi, a casa sua. È stata la sua passione per tutta la vita, l'ha rileccato per tutta la vita praticamente, e poi pochi mesi prima di morire ha interrotto praticamente la scrittura e il manoscritto finisce nel 1424, quando lui poi muore. Ma la storia del manoscritto dice che lui racconta la storia dal 1164 al 1424. Ora, secondo voi, anche solo banalmente pensando per logica, una persona vissuta nel 400, fermo restando quello che vi ho detto prima su quando è stata inventata la storia del costume come la intendiamo noi oggi, era in grado di sapere come si vestivano nel 1100 secondo voi? E quindi se lui ha continuato a scrivere e a fare le vignette, e poi entrerò anche nel merito delle vignette, a fare le vignette fino al 1424 parlando di eventi che coprono 300 anni di tempo, avrà fatto delle differenze? No. E che cosa ci avrà messo però per indicare quei periodi storici in cui lui sapeva che stava parlando di 300 anni prima? Ma se io chiedo a voi di disegnarmi l'uniforme di un carabiniere del 1870, ve lo sapete fare? No. Non sapete neanche quella di adesso, scommetto. Occhio, che mi prego. Ma per logica è così. Quindi posso io utilizzare tranquillamente in piena coscienza questa come fonte per rifare degli abiti pensando che siano delle costruzioni filologiche? No? E adesso entro anche nel merito delle vignette. Sappiate, aspetta, perché qui a Lucca questo invece bisognava passarci, c'è nulla da fare. Il problema del Sercambi è una delle fonti che viene utilizzata più facilmente per rifare rievocazione di questo periodo e invece presenta delle difficoltà complesse. Tra l'altro anche il fatto che per moltissimo tempo del Sercambi si è conosciuto assai poco, cioè si è conosciuto il testo, che tra l'altro è stato edito soltanto alla fine dell'Ottocento. E nella pubblicazione del Sercambi,
pubblicata alla fine dell'Ottocento, le vignette, le immagini sono state ridotte così. Tra l'altro, anche qui c'è un solo tamburino, oltretutto l'ho messo apposta, perché qui c'è un tamburino, due portabandiera e il resto segue truppa. Allora, quando si va a parlare di questa, che è una vignetta, e ve ne faccio vedere delle altre, eccole qua. Vignette che sono quelle pubblicate alla fine dell'Ottocento, vi ricordo, alla fine dell'Ottocento, trascritte a mano, e ci possiamo anche immaginare come, perché fotocopie non ce n'erano, lucidi non ce n'erano, si faceva tutto a mano, quindi quello che ha fatto la trascrizione delle vignette ha fatto a mano libera su quello che era un codice allato e che quindi ha dovuto in qualche maniera interpretare. Stiamo già parlando di una fonte di seconda mano, e se noi ci ispiriamo a queste facciamo un errore di nuovo, doppio, perché non solo non ci rivolgiamo a questo che comunque abbiamo visto non è probabilmente l'abito del 1420, tantomeno del 1350, ma perché qui c'è un altro artista che ha tratto queste immagini da una fonte primaria, quindi questa è una fonte secondaria, e le fonti secondarie non vanno bene per il costume. Vi faccio un esempio molto banale: questo abito qua, va bene, è un mix tra idee di abito del 1380 e idee di abito del 1410, perché il Ser Cambi, che era un uomo che ha vissuto di questo libro per tutta la vita, ci sarà tornato più volte sopra. Magari l'idea di fare le vignette gli è venuta in un secondo momento. Sappiate che il codice che abbiamo è già una trascrizione del codice più antico, che è perso. Quindi lui ha fatto la bella, alla bella l'ha fatta dal 1410 al 1424, quindi tutto quello che c'era prima, chi lo sa, forse non c'era neanche. Quindi lui che cosa ha fatto? Quello che faremo noi. Io devo disegnare come siete vestiti voi, vabbè, siamo vestiti con dei pantaloni, abbiamo una giacchetta, abbiamo una borsa, c'è chi c'ha lo zaino, e queste sono le cose che mi vengono in mente quando devo schizzare qualche cosa di prima mano, giusto? Non mi metto lì, alla signora c'ha questo, questa c'ha quest'altro, questa c'ha quest'altro, cerco la linea comune che mi consente di dare un'idea, un'impressione generale di quella che è un'immagine che voglio dare. Qui c'è un esercito, bene, come sono vestiti i soldati fuori che io sto guardando? Più o meno così, ma come vi ho chiesto prima, voi siete in grado di disegnarmi appunto un uniforme dei carabinieri del 1970? No, perché è troppo nel dettaglio, non ne siamo in grado. E per finire, guardate anche la conservazione di questo manoscritto. Molte di queste vignette sono estremamente di difficile lettura, perché veramente sono grattate via. Come faccio a utilizzarla come fonte primaria? Non la posso utilizzare, anche perché sono vignette piccole, il costume ha bisogno di dettagli, ha bisogno di capire bene come funziona un abito, e io questo non lo posso utilizzare facilmente. Posso cercare di capire alcune cose, per esempio questa forma qua, se ho in mente altre immagini da affreschi o da pitture o da altre cose, posso riuscire a capire che cosa lui stava cercando di immaginare, ma da queste basta io non posso trovare proprio niente. E allora come si è fatto andare avanti? Così ho cercato tutta una serie di elementi che andavano bene per la nostra cronologia, presumibilmente anche per la zona, siamo italiane, quindi la zona italiana, tranne uno solo, ho cercato questo che è francese, ma c'è anche da dire che i romanzi francesi avevano grande diffusione anche di conoscenza, e quindi ho cercato degli elementi che potessero essere adatti a realizzare un'immagine di un tamburino così come ce l'aspettiamo oggi, come presumibilmente avrebbe potuto essere nel passato. Quindi tessuti divisati, innanzitutto divisati, qua dietro c'è un altro, eccolo qua, questo divisato, questo è un soldato divisato, questo è un palafreniere, questa è una donna, perché anche le donne poi indossavano il divisato. Cappucci, il cappuccio tra 1350 e 1400 è ancora un oggetto quotidiano, è un oggetto che ha multifunzioni, infatti si può portare come cappello e si può portare come cappuccio,
lo si può indossare aperto, lo si può indossare chiuso, serve per il vento, serve per il freddo, serve per il caldo, ha tutta una serie di cose che poi toccherà anche ai tamburini sperimentare, perché se vanno d'estate sarà di un tipo, se vanno d'inverno sarà di un altro. Era però l'oggetto che definiva la persona, era veramente un oggetto quotidiano che definiva la persona. Ho cercato degli elementi, per esempio appunto, di nuovo qui c'è il segno sul braccio, che poi loro faranno, che potesse poi caratterizzare le varie personalità, i vari gruppi all'interno delle contrade San Paolino, sono quattro in realtà, quattro, e ciascuno di loro avrà quindi la sua striscia con al centro un qualcosa che identificherà la contrada di provenienza, così che sarà sì l'uniforme, ma neanche più tanto uniforme, quindi avrà tutti degli elementi che differenzieranno ciascuno. Ho lasciato che differenziassero i ricami, se fate caso non tutti sono uguali, bene, va bene, perché anche in questo caso sì, occhio totale, ma poi ciascuno avrà il suo aspetto specifico ed è giusto che sia così. Poi cos'altro? L'aspetto vero e proprio è questo, abbastanza corto, dipende poi da chi lo indossa, può essere più o meno lungo, ma va bene anche questo, perché anche questo fa parte del gioco, sono abiti che fanno parte di ciascuno, cioè sono abiti personali, non dovete essere, non è appunto un uniforme da carabiniere che deve essere veramente tutto qua. Qui abbiamo, vogliamo proprio che ciascuno abbia invece una sua, un suo aspetto anche personalizzato, e quindi questo ci è piaciuto. In buona sostanza questi sono stati gli elementi da cui ho tratto poi l'immagine globale, e questo qui sulla spalla ci sarà questo elemento, queste erano le ipotesi di decorazioni, questa era la variante con il beccuccio lungo o corto, ma quello lungo, così lo potete portare anche così, appunto. E poi si può portare, vedete, in modi diversi, indossato così o indossato così, due forme differenti, differenziazione anche in quello. E questa è stata la proposta, poi vabbè, ci saranno le cuffie, ci sarà tutto quello che poi vorremmo metterci e le calze. Conclusioni, quindi riusciremo a riprodurre davvero il passato così come era? No, probabilmente no, ma ogni abito è in realtà il frutto di uno studio, di un'ipotesi di lavoro, e quindi è un percorso che noi ci stiamo dando, è un percorso di lavoro che vogliamo, perché? Perché questo sviluppi il senso di appartenenza, è questo l'obiettivo in realtà, l'obiettivo è questo, che noi ci sentiamo parte di un gruppo in cui ci piace essere. E ovviamente ogni costume infatti ci potrà far sentire insieme un sogno, che è quello di vivere appunto insieme per un momento, quello di cui si parlava a tavola, no? Tutte queste cose che stanno intorno, che fanno parte del vivere insieme all'interno di un'associazione, con tutti i problemi che ci sono, budget innanzitutto, e le cose belle che ci sono, mangiare insieme, avere un progetto comune, trovarsi per imparare una nuova musica, per battere il tamburo, per stare insieme con le altre persone, tra amici una volta, ritrovarci una volta al mese o quando altro ci piace. Questo è l'aspetto importante di queste innovazioni, questa è la cosa vera che bisogna mantenere. E ecco perché più la ricostruzione è meditata, maggiore sarà il senso di appartenenza e di sostegno, e sia che vogliate aprire una bancherella ad un mercato in un medievale, che vogliate indossare i colori di contrada per il pari, volete sfilare in corteo con una dama, senza la scollatura però, contadino ricco mercante, volete diventare un elfo in un ruolo di gioco, in un gioco di ruolo, benissimo, volete costruire un cosplay, volete essere anzi auditore in un MMORPG, che è semplicemente un multiplay online role player games, no, semplicemente video games online, va bene? Fatelo, divertitevi, non solo divertirete, ma vi imparerete a muovervi nel mondo, perché così si imparano le cose nel web e nella vita reale, e diventerete delle migliori persone. È una cosa bella far parte di un gruppo, anche se molto spesso è molto faticoso,
molto sacrificio, molte litigate allo stesso tempo, e poi si risolvono spesso davanti a un bicchiere di vino e a un po' di chiacchiere in compagnia. Quindi, buon viaggio. E con questo, concludo. Grazie. Calzamanta. Mi interessava sapere il discorso del il tessuto come deve essere tagliato, perché deve dare una certa elasticità. Il discorso della calza suata ha riferimenti da poter essere utilizzati oggi, anzi è mettere la calza fatta come va fatta e poi dopo trovare delle scarpe improponibili a volte che vuole sparire, se fa simile, o fare, no, siccome se ne vede in giro purtroppo, quindi mi interessava una descrizione di questo articolo, che è importante perché può essere divisato o scempio, però è sempre un elemento di pescare importante. Allora, la calza flacca è un problema per tutti quanti, per tutti i gruppi. Se io mi dovessi far vestire con la calza flacca originale, mi dovrei far vestire con la lana. Lana, tessuto di lana, panno di lana, quello per intenderci di pesantezza media dato per le gonne, e si taglia in calice. Va tagliato in calice e si indossa appuntandolo all'interno sotto alla veste, su una cinturina o nel farsetto, a seconda di che periodo sia. Ma c'è un bottone, proprio si mette un bottoncino, e la calza sta come quella che ho disegnato io, cioè è tagliata così e sta intorno alla coscia. La ciolina lucente, che periodo, hanno dei periodi particolari di riferimento? No, dipende solo dallo stile, dipende dallo stile della cugella che si usa, perché in realtà le cugelle, noi sappiamo, esistevano già in epoca anche lombarda, di un certo tipo e per certe cose, per cui arrivano qua però l'uso massimo è nel 400, poi cominciano a scomparire, però sono le finiture del laccio in realtà la cugella, quindi là dove c'erano lacci è presumibile. Siccome le persone non erano affatto né più semplici, né più rozze, né più sceme di noi, che quel sistema se lo fossero già elaborato abbondantemente. Poi nel 400 si arriva al picco perché diventano delle, quasi dei veri e propri anche oggetti di gioiello, volendo. Ma a quel punto siamo nell'ambito del lusso. Tornando alla calza braga. La calza braga, se io mi dovessi far vestire, appunto, sarebbe lana. Oggi la lana intera non si trova. Le persone pensano, sbagliando, che è più calda di altri materiali, il che non è, ma siccome lo pensano, non la vogliono, e quindi bisogna trovare una soluzione alternativa. La soluzione alternativa è spesso tessuti elasticizzati, perché rendono meglio, perché non hanno le pieghe, perché si indossano come dei collanti, perché sono tanto più belli, più aderenti. Vanno male, in realtà, cioè non sono le vocazioni storiche vere perché hanno quel tipo di calza lì, però è la realtà dei fatti è questa. Se tu devi vestire un gruppo appunto di 30 tamburini o di sbandieratori, è probabile che la calza debba essere quella, perché se no è difficile vestire tutte queste persone. Anche perché tu puoi metterti la calza fatta di lana con i bottoncini sotto e tutto quello che vuoi, però devi anche saper portare e devi anche saperci muovere. E questa è una cosa che si apprende se veramente si ha una passione per il reenactment. Il reenactment è qualcosa di molto, molto più profondo e più filologico, quindi se lo vuoi fare lo si può fare. Oggi si sa tutto della calza del passato, è difficile farlo capire alle tante persone che invece vogliono vestirsi in maniera confortevole e veloce. E quindi questo è l'altro problema. I tessuti sono spesso molto difficili però, perché quando tu vai a fare anche a lavorare una calza di maglina o di tessuto elasticizzato, uno dei problemi grossi è che spesso non reggono la tipologia di calza, cioè fare una calza che mi è banale, è l'aderenza, il fatto che devi lavorare in tralice, quindi come lo fissi, come fermi il tessuto si smaglia facilmente, si rompe facilmente. Ma chi è che si è rotta la calza? No, si era slegata. Vabbè,
casa di Carlo. Però succede che quando poi indossi quel tipo di tessuto moderno, non è fatto per quel tipo di indosso. Quando cammini strusci le gambe, e questa cosa i nostri tessuti non la reggono facilmente. Pensate a quante volte si rompono i pantaloni proprio in mezzo alle cosce. È il luogo dove si rompe il pantalone oggi. Perché? Perché i nostri tessuti non reggono questo tipo di usura. Perché sono fatti per che cosa? Per il nostro mercato della moda, che è un mercato di cambio veloce. Quindi se ti si rompono, meglio, perché te li compri. Ma se io voglio fare un costume storico, non voglio ricomprare. Mi è costato tanto quello, vorrei che restasse. Però c'è un problema dei tessuti, e questo è un problema reale, un problema serio. Calze solate, sì, certo non ci sono. Calze solate ci sono per un lungo periodo, tra fine 300 e metà del 400, tranquillamente. Sono comode da portare? No. Sono facili da portare? No. Sono facili da fare? No. Tutto un po' complicato. E poi ci sono divisate, quelle si c'erano. Anzi, la calza, spesso la calza divisata era proprio il segno di appartenenza. Il signore non ti... Allora, dipendeva da quanto valevi come persona all'interno della corte. Se eri il braccio destro, magari ti dava anche un abito intero da vestire. Ma se eri semplicemente un domestico, un servitore o un soldato qualsiasi, col cavolo ti vestiva da capo a piedi. Ti dava un paio di calze e ti diceva, guarda, con un metro e mezzo di tessuto di oggi ho sistemato questo che è, quindi si vede che è un mio soldato. Per fare un vestito ce ne vuole 3 metri e quindi non investiva. L'uso della braghetta. La braghetta è pure più tarda. La braghetta inizia nel 400 e si sviluppa fino a metà del 500 e da oggetto che è in realtà è vuota la braghetta, cioè anche se pensate sia piena è vuota, c'è nulla dentro, lo dico ai maschi questo. In realtà nasce come conchiglia, come noi utilizziamo le conchiglie per gli sport violenti, come il rugby, come insomma quello dove si deve correre e ci si fa male. Nasce così, perché sono quei soldati, perché si accorcia il vestito, la famosa minigonna che si diceva prima. Da così nel 400 arriva qua. È chiaro che a quel punto hai bisogno anche di coprirti davanti, tanto più che le calze erano aperte. E infatti se voi guardate il Piero della Francesca vedete che siamo ancora nel 1450, ma ancora c'è l'aspetto aperto e si vede la mutanda proprio, anzi si vede anche di più, non vedete no, lui registrava la realtà, in quel senso era vero. E questo infatti è il motivo per cui nasce la braghetta, perché un soldato che va in battaglia senza protezione e niente davanti, insomma, soldato colpito, soldato morto. E quindi si sviluppa. Nel 1500 diventa vero e proprio status symbol, cioè diventa vero e proprio oggetto di attenzione legislativa. Pensate addirittura che tu non potevi essere ricevuto da un tuo superiore con una braghetta più grande della sua. Quindi dovevi prima misurarla. Pensate quanto era lunga. E può darsi che da lì vengono tutti complessi, diciamo, gli uomini di oggi, ancora dal 500 probabilmente. In questo senso però se c'è una legge che regola una cosa del genere significa che quell'oggetto diventa più importante. Poi decade, infatti nella seconda metà del 500 comincia piano piano a essere più nascosta tra il pantalone, a scomparire in buona sostanza, e poi nel 600 non ce l'abbiamo quasi più, non così in evidenza. Diventa dopo nel 700, diventa proprio giunto con la patta, eccetera. È un'evoluzione progressiva, veramente. Possibilmente spesso, ed è in realtà in uso
veramente più dalla vita. Però esiste un momento, cioè un lungo momento, nel quale la mutanda comincia a non essere più utilizzata così comunemente. Tant'è che noi abbiamo delle immagini del 400 in cui né uomini né donne, alzando le gonne, hanno niente sotto. Se sei però un soldato e c'hai la braga aperta, la mutanda ti ci vuole, e infatti la mutanda ce l'avevano. La braga è una cosa non diversa. La braga è, anche se noi familiarmente lo utilizziamo come termine quasi sinonimo, in realtà la braga è già qualcosa che è più lunga. Quindi è un oggetto costruito in maniera diversa. È quasi un calzoncino, non è proprio un calzoncino, insomma, è un oggetto un po' diverso. E quello è qualcosa che noi troviamo, ce l'hanno già gli antichi romani, lo troviamo nel Medioevo, qua e là, in alcune zone piuttosto che in altre. Arriva poi nel Medioevo vero e proprio e lo cominciamo a vedere più diffuso, perché in realtà è un po' usato anche per pudicizia, ma anche per comodità di pratica. Contadini, per esempio, che spesso non avevano molto da vestire, erano la camicia e appunto un paio di brache, quello era. Erano sotto al ginocchio e diventano quelle che poi, in termini anche lì ambiguo, sono le culotte. La nostra culotte è una mutanda lunga, no? Ma la culotte in realtà è un pantalone settecentesco che arriva sotto al ginocchio. I famosi San Culottini, era perché non avevano le culotte, perché la culotte la indossavano i nobili. Quindi ecco perché ci sono spesso tante confusioni e ambiguità, anche perché il nostro linguaggio non sempre riesce a cogliere le sfumature di tutti i periodi storici differenti. Ecco perché bisogna essere degli esperti, perché non è facilissimo muoversi anche all'interno del linguaggio. Il linguaggio varia tantissimo, varia a seconda dei periodi storici, varia a seconda delle località. A volte è molto complicato saper riconoscere un oggetto piuttosto che un altro, un nome piuttosto che un altro, saper attribuire una forma a un nome e viceversa, un nome a una forma. E questo diventa obiettivamente complicato quando vai poi a cercare di realizzare qualcosa. No, loro dovrebbero portare in teoria delle calze. In questo momento hanno più delle braghe o pantaloni. Le calze dovrebbero essere più aderenti. Sotto non porteranno le mutande loro. Vedremo se vogliono cambiare qualcosa, che cosa, perché sai, poi qui voglio vedere di voi chi si metterebbe la brachetta, sarei chiuso se vedere. Noi, comunque è l'eccezione. Ma noi allora loro fanno. A me piacerebbe che portassero quelli, ma. I colori c'erano tutti.
per cui c'era anche la saletta d'oro, c'era la voglia, c'era. Costava. Eri un tamburino. Ovviamente no. Allora, i colori c'erano tutti. Qual è il problema? Il problema è che non erano quelli che ci aspettiamo noi oggi. Noi oggi abbiamo, guardate, per paradosso, il fatto che i nostri colori vengono realizzati con delle procedure, con delle formule chimiche praticamente, fa sì che la nostra palette di colori è molto ridotta, molto più che nel passato. Quindi i nostri viola, se voi andate, che ne so, in un grande magazzino e comprate un maglioncino viola, andate in un'altra città, in un altro posto, entrate in un altro negozio e volete un maglioncino viola, ma lo stesso viola. Identico. Perché quando viene messa in produzione, questo è il sistema moda, quando viene messa in produzione un trend, una tendenza, la tendenza si basa su delle palette colori che si rifanno ai colori dei pantoni. I pantoni sono il moderno abbecedario del colore che si rifà però delle formule chimiche specifiche, per cui se io scelgo il pantone X in Italia e poi un altro mio collega lo sceglie in Cina, lo stesso pantone, è lo stesso colore, viene prodotto assolutamente identico. Questo chiaramente è molto riduttivo, mentre nel passato i colori erano tutti, però si basavano su dei coloranti che erano naturali. E un colorante naturale, se io anche semplicemente prendo l'erba, lo ricevo, per dire, un'erba qualsiasi, una corteccia d'albero, cioè quello che volete, un fiore, anche i fiori sono colorati. Se io prendo uno di questi elementi che è di base nel vegetale e lo colgo in autunno, oppure lo colgo in primavera, mi dà due sfumature diverse dello stesso colore. Non sarà mai lo stesso colore. Quindi, anche qui, sarebbero stati tutti uguali? No. Se compravo tutto il tessuto in una sola mandata, sì. Ma se per caso poi dovevo rifare il suo perché si era rotto, il giallo sarebbe stato completamente diverso, cioè completamente, leggermente diverso sicuramente. Inoltre non avevano la stessa vivacità, la stessa forza dei colori di oggi. Io oggi ho questo azzurro qui. Non è che non c'era, è che era raro, costava. Perché per ottenere un colore intenso avevo bisogno di coloranti costosi, quindi era un problema di costo. Le persone, i contadini vestivano colorati, non è che non ce l'avesse, cioè, dal giaggiolo anche loro facevano un pallido violetto, perché col giaggiolo si fa un pallido violetto, non era il viola intenso dell'imperatore. Allora, se te come rievocatore mi vieni e mi dici, ah ma io sono una contadina però voglio vestire col viola fiorentina, e ti dico no, ma non perché non c'era quel viola lì, semplicemente perché se ti eri in contadina quel viola lì non te lo saresti potuto sognare mai. È come se io oggi vado, che ne so, al supermercato e mi compro la macchinina, la Ferrari vicina, e poi invece esco e dico vabbè adesso vado a comprare quella vera. Da quando c'è il primo quindi dipende. Ed ecco perché anche lì bisogna sapere chi vestiva cosa, quali erano i ruoli, e questa in realtà è la vera difficoltà, sapere da un oggetto qualsiasi ricostruire che cosa effettivamente le persone indossavano, qual era il compito di ciascuno e come ci si poteva adattare, come si può adattare oggi per il ruolo che vogliamo fare il mercato dei tessuti e dei materiali che abbiamo adesso. Poi ripeto, possiamo fare tutto, però bisogna stare attenti a certe regole. Non so se è troppo tecnica. Le tecniche sartoriali, come ci si muoveva, come si partiva con questo? Allora, fermo restante che vedete che in fondo c'è allora questi sono i libri che io ho scritto, in fondo c'è un ultimo piccolo poster che non è un libro ma è un corso che si intitola Sartoria storica per la scena, un corso in partenza alla Fondazione Risio di Firenze, dove il nostro interesse, il nostro intento sarà proprio quello di insegnare le tecniche sartoriali, la sartoria, ripeto, non il costumista ma il
Esatto, è una cosa che ci tengo particolarmente. Le sartorie storiche. Cos'erano diverse? Tante cose. Esisteva, per esempio, innanzitutto era una sartoria quasi prevalentemente fatta su misura, quindi si partiva dall'avere un concetto della persona che veniva a chiedermi l'abito e sulle sue misure cominciava a stabilire, per esempio, la larghezza delle spalle, l'altezza. Quasi tutto l'abito parte da lì, parte dalla larghezza delle spalle e dall'altezza. E poi c'era il discorso di salvare il più possibile tessuto, non si sprecava niente. Quindi anche in questo caso il cartamodello viene disposto sul tessuto in maniera tale, non esistere anche il cartamodello, ma insomma per intenderci, il disegno del modello viene disposto sul tessuto in maniera tale da farmi rientrare in tutte le parti che io taglio un pezzo dell'abito che vado a costruire. Quindi dall'inverso del pierone mi viene fuori la manica, piuttosto che il cappuccio, piuttosto che tante altre cose. Quindi, in che senso, cartamodello? No, secondo me, cioè, esisteva anche il cartamodello, non è che non ci fosse. Però non ce n'è neanche bisogno. Quando io taglio, quando io faccio le abiti così, non uso cartamodello, perché non ce n'è bisogno. Perché in realtà ci si basa su quella che è la conoscenza del modello in senso generale e dell'abito che vuole realizzare. E non hai bisogno del cartamodello, non è così tecnico come oggi. Ma oggi perché abbiamo bisogno del cartamodello? Perché già sono tutti uguali. E si passa un sistema di taglie. Loro non conoscevano le taglie, non ce l'avevano, uno era grosso, uno era piccolo, uno era alto, uno era basso, punto. Dopodiché arrangiavano quello che avevano sul tessuto direttamente. Quindi oggi puoi tagliare sul pezzo di 1,50 m, c'erano anche allora, perché quell'abito che avete visto prima, il mantello, quello guarda caso, rifatto con un telaio storico, con la dimensione tratta da un campione di tessuto di Francesco Latini, quindi tessuto del 300, 1,70 m, è venuto fuori alto 1,70 m. Però mi sono anche resa conto quando ho tagliato che è esattamente la misura che serviva per fare i mantelli. Esattamente la misura che serviva per fare il mantello. Ma viene a 4. Il mantello ampio viene a 4, il mantello scelto viene a 2. Però veniva 1,70 m praticamente, perché poi tagli via un pezzo che ti serve per il collo, ma veniva 1,50 m, praticamente ti serviva 1,50 m di quarto, ed era una misura evidentemente commerciale, cioè quello che voglio dire era stata pensata per realizzare quel tipo di oggetto, capito? Quindi probabilmente anche per altri tipi di oggetti c'erano altezze precise o comunque che bastavano per... Esatto, perché oggi non lo fa. Sì, ma che 40, 50. Però anche oggi i nostri telai lavorano in un certo modo, che è un modo tecnico che è adatto al mercato della moda, chiaramente. E così però... Lavorando quell'abito mi sono resa conto che è così anche per il passato. Quindi, di nuovo, non pensiamo che erano così igienici, così banali, così strani. I tessuti più bassi erano ovviamente per i più preziosi, la sete era l'un braccio, era la misura di un braccio. Quindi, quando io vado a tagliare un abito di seta, lo dovrei tagliare oggi non sulla pezza di 1,50 m, ma rifacendo, io lo faccio di solito a legnato, lo facciamo così, li faccio ritagliare la pezza a misura di braccio antico, in modo che il cartamodello mi viene con i tagli laddove devono esserci i tagli che ci devono essere, perché quei tagli sono funzionali alla, non solo alla stoffa, ma anche alla caduta. Cioè se io ho una cucitura o non ce l'ho, il tessuto si muove diversamente. E quindi queste in realtà sono cose importanti. Le sarte mi fanno, ma che si spreca il tessuto? No, è l'opposto. Si guadagna perché in realtà tu ragioni in un altro modo e lo fai in maniera tale che con meno tu fai meglio e ti viene un migliore risultato, cioè ti viene proprio quello storico di cui c'hai bisogno. Però è proprio un modo di vedere le cose diverso, è una sartoria diversa, bisogna pensare in un'altra maniera. È molto divertente in realtà, è divertentissima, cioè è veramente di gusto, è proprio bello. Se non fa
perché non voglio che mi vada chissà dove. Perché questi vanno bene, però se. Però se poi mi cominci a fare per esempio i fiorellini, no, già mi angoscio. No. Porta dietro così, se proprio da fare. Se ti piace sciocca, la porti sciocca. E quella si chiama agli altri, no? No, lo sciaperone è un altro. Sciaperone è una cosa gotica, maschile, di tipo militare, che è analogo al mazzocchio e al tocco alla capitanesca. E siamo intorno al 1420 ed è proprio un'altra costruzione. Cioè, però è un'altra cosa. Quello si chiama cappuccio. Ed è un cappuccio. E la casacca si chiama casacca? No, la casacca si chiama, si può chiamare, ma può essere una tunica, è un gonnello, può essere un gonnello. Anche questo dipende, anche in questo caso, per esempio, dipende da dove siamo. Se noi guardiamo i documenti del tempo, la descrizione delle vesti può trovare delle varianti anche locali. Quindi io per esempio è possibile che se vado nell'archivio di Lucca vado a cercare quello che trovo un termine magari che io non uso, perché io sono abituata magari a utilizzare il linguaggio che c'è a Firenze, e mi parla strano, ma tra Firenze e Lucca già c'erano delle differenze. Sì. Quando io ho studiato, facendo la tesi, facevo, ho fatto una tesi sul Settecento, ho tra l'altro analizzato un notaio che lavorava anche fuori da Firenze. In alcuni dei suoi testamenti c'erano dei termini che io non avevo mai trovato. Se io vi dico Fiandrotto, qualcuno di voi sa chi è? Come Fiandrotto? Fiandrotto. Di Fiandrotto. Siamo nel Settecento, 1780. Avete mai sentito dire? Nemmeno io. Quindi sono andata a cercare che cosa potesse essere questo Fiandrotto. E allora ho scoperto che era in realtà un giubbettino che aveva anche altri nomi, ma che qua si chiamava fiandrotto perché era fatto di tessuto di fiandra. Quindi il fiandrotto, capito? Così come per esempio il guarnello non ha soltanto una forma, è perché era fatto con un tessuto che si chiamava guarnello e quindi aveva assunto il nome del tessuto. Ma se io lo vado a fare in Normandia, magari guarnello non c'è, e non si chiamava guarnello, aveva un altro nome. Quindi queste possono essere delle tuniche, sono delle sopravvesti, se non si sa come dire si dice che sono vesti e sopravvesti, e così siamo sicuri e si capisce. Quindi c'è una veste e c'è una sopravveste. La sopravveste è aperta, mostra il fianco, questa l'ho scelta anche perché loro sono tamburini, quindi devono potersi muovere e mettere troppe maniche non era il caso, perché dopo si impastano quando devono lavorare, quindi è una scelta funzionale, basata sulla storia, ma funzionale. E quindi hanno questa forma in questa maniera. L'avrei chiamato la veste, l'avrei chiamata gonnello e sopra sopravveste. Se ero in Francia, dicevo anche che quelle
appoggiata sopra la testa, aveva le finestre d'inferno, cioè le finestre dell'inferno, che è questo tipo di lavorazione. Se era in Inghilterra l'avrei chiamato sul coat, se era in Francia l'avrei chiamato sul cotto, cioè sul coat, anche questa, sul coat, anche. E se in Italia potrei chiamarla sul cotto, ma il sul cotto è un po' diverso rispetto a questo, perché ha delle sfumature differenti. Le fanciulle vestite, avevo la descrizione di questi abiti, sono tutte sulla vita donna, ci abbiamo da riguardare, cioè, sono... riguardare cioè sono fatte su ispirazione, come sì, come anche come danzato questi altri, facci vedere, eh? Vediamo, è molto semplice in realtà. Allora loro sono in ancora in piedi, cioè questi abiti sono ancora quelli appartenenti a, a prima del cambiamento, dell'idea di voler cambiare, sì, sì. Quindi questi se li sono un po' inventati da soli a nel tempo, insomma, chiaramente. Ora io mi sono no, avrebbero dovuto avere, allora cosa avrebbero dovuto avere le signore? Avrebbero avuto una camicia, camicia con maniche lunghe e doveva arrivare al polso, in buona sostanza, poteva essere anche molto più ampia di quella che hanno loro. La lunghezza della camicia di solito è almeno 10 cm sopra la caviglia, quindi deve essere lunga, non corta, perché spesso sotto gli abiti delle locazioni ci si mettono delle camicie finte, cioè che arrivano solo fino alla pancia, invece no, sono più povere se le mettete lunghe, perché se ne lunghe. Poi sopra, beh, così, esatto. Poi sopra avrebbero dovuto avere una gonnella, femminile, gonnello o gonnella che sono sinonimi in realtà, una gonnella femminile che può avere varie forme, non avrebbe avuto il taglio in vita, che loro invece hanno, taglio in vita è posteriore, quindi nel loro periodo sarebbero lisce praticamente. Il taglio è di Nancy Cheroni, quel libro che vi ho fatto vedere prima, Woman into the Earth, è un libro bellissimo da questo punto di vista, perché proprio gli originali abiti dal 1200 al 1400 che sono stati trovati in un sito archeologico groenlandese nell'arco di 100 anni e sono strepitosi, anche come oggetto. La gonnella avrebbe avuto probabilmente anche questa delle maniche lunghe, anzi sicuramente, volendo una sovrabbessa ulteriore, tipo la loro, quindi aperta sul fianco, sul cotto, oppure anche più alta, cioè più chiusa, diciamo, più larga, e portata di solito con una cintura in vita. Quindi anche questo poi dipende dalla signora. Io per esempio non me la sarei messa la cintura, ma neanche la mia, cioè neanche se vivevo io nel 300 me la sarei messa la cintura, perché c'ho troppa pancia, quindi non c'ho una mezza. Mentre invece chi ha la vita snella se la metterebbe, ovviamente per il piacere, quindi ovviamente bisogna sapere che il corpo ne sia. La scollatura giusta, modesta, quindi non marrone ma quello della camicia, meglio quello lì, sì. Non avrebbero avuto i lacci in questo modo perché sono troppo frivoli. No, non frivoli, sono troppo radi forse, e invece quindi avrebbe avuto un altro tipo di allacciatura, forse anche più fitta, probabilmente. Avrebbero potuto avere decorazioni anche delle balze ricamate in fondo, per esempio, anche se sono contadine, qualcosa di ricamato probabilmente se lo mettevano, e se non era quello si mettevano balze di colori diversi, spesso, cioè piaceva anche a un gusto, poteva essere una scelta, oppure avrebbero avuto le vesti divisate. In una delle immagini c'era una donna con un abito divisato, quindi due colori differenti, quello piaceva tantissimo in questo periodo. Poi nel 400 si comincerà a perdere e poi non si userà più. Però tra la fine del 300 e inizio del 400 questo si usa molto. Anche le nobili donne, stessa cosa in realtà, le nobili donne avrebbero utilizzato i tessuti di lana, vedo fin troppo velluti a giro per le evocazioni, non c'erano. Il velluto era una cosa rara che costava un sacco di soldi, soprattutto almeno fino al 400 lo portavano solo le alti assi, quindi non ce l'avevano tutte le nobili donne, neanche tutte le nobili donne, anzi molto spesso indossavano tessuti di lana, ma lana buona, cioè la lana che avete visto lì, che era per i mantelli dei poveracci, ha una mano, sembra quella di cashmere, ed è lana normale, quella è solo data dalla lavorazione e dalla rifinitura. Quindi noi
un errato concetto di che cosa vestivano le persone nel passato. Cioè non sappiamo scegliere i tessuti. E spesso pensiamo che le persone del passato vestivano in maniera rozzo, perché così ci immaginiamo il passato, ma non è vero. Quindi la scelta del tessuto deve essere fatta con grande accortezza. Le dame potevano utilizzare dei tessuti anche molto, dalla mano molto morbida, ma piano lana. Ed erano costosissime, tra l'altro, non è che fosse banale. Caro. Il velluto lo indossavano veramente le figlie dei principi. Quante figlie dei principi c'erano state a Lucca? Erano così. La stessa Ilaria, non veste velluto, Ilaria veste di panni lana. Ed era la moglie del principe. Quella è lana scura. Quindi, poi certo, c'è chi se lo poteva permettere, magari faceva anche qualcosa di più, ma un grano salis, quindi molta parsimonia. Ecco. E poi ci sono tutta una serie, anche lì di gusti, ci sono tante accoggimenti diversi, avevano tutte il colpo di capo, perché noi dovremmo lavorare, anche se il colpo di capo, non avrebbero mai avuto dei disciolti, perché ovviamente non avrebbero avuto mai, non avrebbero avuto, raramente avrebbero avuto il ciambellone famoso, perché anche quella è una cosa molto limitata sia nel tempo che nello spazio. Avevano anche tutti le coperture dal capo, tutti avevano il capo coperto, in ogni caso le varianti e le eccezioni erano molto rare, molto molto rare. Il ciambellone era fatto utilizzazione militare, non femminile. No, neanche quello. No, 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 gli uomini indossavano il mazzocchio, che è un'altra cosa. Sotto l'elmo, per esempio, in diverse documentazioni si vede. Quello secondo me è un torsione, non è neanche un ciambellone, serve a poco quello. Quella è una cosa decorativa e aveva forse una funzione di ammortamento della volta. Però lo si trova a qualche quello abbastanza raramente, è un uso, e poi più 400 del 500. Però in realtà vuole evitare, vuole evocare il mazzocchio. Il mazzocchio era il vero copriamo maschile per eccellenza. E il mazzocchio discende direttamente dal cappuccio. Quello che ho fatto vedere adesso, come l'ho arrotolato sulla testa, quella è l'origine del mazzocchio. Nasce così e si trasforma in un copricapo solido, diciamo. Se ci sarà la scusa, cotone? No, cotone non c'era proprio. Cioè cotone c'era, ma era costoso. Era una cosa costosa, quindi non si usava. Canapellino dovunque. La canapa dovunque, la canapa era coltivata anche a livello domestico, quindi c'era assolutamente, ma non il cotone. Il cotone era un oggetto piuttosto costoso e raffinato, veniva importato dall'Egitto, veniva importato dal sud Italia, e quindi era costoso e usato con parsimonia. Ma usavano per esempio le signore ricche usavano le camicie di mussola leggero, di cotone leggero, però era appunto un bene. Comunque per fare vestiti si può usare la canapa anche di la canapa e il lino dovresti usare per le sottovesti, cioè per le camicie, per i veli, per le acconciature, per le calze interne, le braghe, tutta la parte che era la cosiddetta ghiardieria. Per la veste ci sarà stata, sì, sicuramente ci sarà stata lo stesso, perché il fustagno esisteva, il fustagno era una delle cose più usate, il fustagno è una mischia tra lana e canapa o lana e lino, quindi sicuramente esisteva. Così diffusa? Non lo so. La volete perché la volete usare in estate? Guardate che dirà, ma si sta meglio. Sì, è un po' più, Ve lo dico. E la sera, sto male, perché la famosa veste italiana non la vendeva, mi ha si vestita anche loro. Anche mia nonna è la famosa americana attrice, io non ho nel solo chiamato di mia nonna, le ha venduti tutti. Appunto, ho capito, sì, certo. Un ottimo mercato, alto, eccetera, eccetera. Ma mi ha detto che i lucchesi si vestissero di seta. I lucchesi si vestivano perché si potevano permettere, che non sempre era seta. Cosa stiamo parlando? Romeo e Giulietta è un documentario storico.
Ceratelli, quegli abiti li ha fatti Ceratelli, ok? Quindi li conosco molto bene, sono stupendi, sono meravigliosi, benissimo, ma non sono delle rivoluzioni filologiche dei costumi del 400, perché stiamo parlando di uno scenografo, di un regista che ama la passione per la storia, anche molto aderente, ci sono delle scene che sono veramente quasi riprese dai dipinti del tempo, cioè sicuramente c'è una grande attenzione al dettaglio, c'è una grandissima attenzione alla bellezza, all'estetica, al gusto delle opere del 400. L'ultima scena, addirittura ci arriviamo proprio alla del carretto, con la Giulietta che viene portata, con il cuore proprio quasi preso, pari pari. Ma posso pensare che gli abiti non avessero una zip? Posso pensare che gli abiti non hanno, non lo so, diciamo, lo strappo? No, ma poi il tessuto di Giulietta è un tessuto laminato, uno degli abiti è laminato, c'era, ma neanche, non era quello il loro obiettivo. Stiamo parlando, allora, di costume storico, veramente di costume cinematografico. L'Italia è stata una delle prime nazioni nelle quali i costumisti hanno fatto attenzione a una verosimiglianza storica, ok? E questo è giusto. Danilo Donati è stato uno dei più grandi costumisti di ogni tempo, io lo amo alla follia, ma se guardo San Francesco non posso dire che gli abiti sono veramente quelli medievali, perché non era quello il suo lavoro, non stava facendo un documentario né su Romeo e Giulietta e nemmeno su San Francesco d'Assisi, stava facendo un'opera teatrale con tutte le caratteristiche che ha una narrazione e che deve avere una narrazione. Quindi bisogna stare molto attenti quando ci si guarda ad opere come quelle, perché sono comunque delle opere reinterpretate, cioè loro hanno preso ispirazione dai dipinti storici ma poi li hanno reinterpretate. Quindi è un'altra cosa stupenda, benissimo se studi costume teatrale, sono il non più giusto della vita, ma se vuoi basare su quelli per fare qualche cosa di ispirato dalla storia, no, perché hanno un'altra visione delle cose. Allora, l'abito degli angeli del 400 è un guarnello, ed è un guarnello di lino per due motivi, quindi non è un guarnello di guarnello, se non gioco di parole, ma è un guarnello di lino. È un guarnello perché il guarnello era l'abito delle domestiche, era l'abito delle servitrici in casa, ed è un abito funzionale perché è fatto in maniera tale che tu lo metti, è una tunica lunga e ti copre fino ai piedi. Però, siccome le servette, come le domestiche, dovevano correre, dovevano fare cose velocemente, avevi una doppia cintura, una in vita, una sotto il seno, in cui ti rimborsavi il tessuto si accorciava, lasciava scoperta mezza gamba, fino quasi sotto al ginocchio, e te correvi per fare tutte le faccende che dovevi fare. Quindi andare a pigliare l'acqua, andare a comprare le cose della signora, i pulivi, sistemare. Quando rientravi in città, magari che stava fuori dal contadino a pigliare le uova, torni in città, per modestia riallunghi il tessuto e così cammini e non si vedono le caviglie, che era una cosa che non si doveva vedere. Quindi era un abito multifunzionale, abito identificato con il ruolo dei serventi. Gli angeli vestono quell'abito perché sono servi di Dio, e di lino perché è un tessuto sacro, perché non sono servi di chiunque, sono servi di Dio. Il lino è un tessuto sacro, che è utilizzato anche in ambito liturgico, indossa il prete, no? Lo vestito è quello, e quindi l'angelo ha queste vesti. Poi i pittori si sono divertiti, invece che farlo un abitino semplice come potrebbe essere quello di una servente in cui non spende tanti soldi, fare tanti metri di tessuto, l'angelo è il servo di Dio, quindi Dio lo può vestire a quanto gli pare, metri e metri e metri di tessuto per fare queste nuvole che si ispirano, che danno anche l'idea della nuvola di per sé. Arrivano però dei gatti o qualcosa per essere sollevati. Per essere quella, sì, come macchina teatrale, ti intendi? Sì, cioè, erano delle pulegge, erano delle cose. Sì, sì, macchine teatrali quante ne vuoi, ma questo stiamo parlando proprio dell'angelo che svolazza.
passa nelle macchine teatrali del tempo? No, no, avevi sotto, sotto avevi proprio un, quello che tiene su come oggi, l'armatura. Armatura, l'armatura, l'imbracatura. L'imbracatura. Beh, se non ci sono altre domande, io direi che possiamo chiuderla qua. Vi ringrazio dell'attenzione e buona serata. Scusate un attimo, volevo ringraziare tutti gli intervenuti per la vostra presenza e per anche le domande che avete fatto. In particolare un ringraziamento personale di tutta l'associazione alle Sarpi. Tiziana, Roberta, Anna Lia, Anna Maria, Stefania e poi mi scordo qualcuna, Piero Bene. Buona serata.